Si è formato anche a Trieste un comitato per il sì al referendum sulla legge Iervolino-Vassalli. A livello nazionale vi hanno aderito circa 200 deputati di tutti gli orientamenti politici, escluso il Movimento Sociale. A livello locale vi sono delle adesioni illustri, come quelle dell'astronoma Margherita Hacke, del parlamentare Willer Bordon e del magistrato Luigi Dainotti. Sentiamo a questo proposito Marco Gentili del Club Pannella e lo stesso Dainotti. Noi, oltre ad aver promosso e raccolto le firme su questo referendum, adesso stiamo raccogliendo le adesioni del mondo della magistratura, quindi magistrati e avvocati, del mondo medico, medici e psichiatri. Stiamo raccogliendo appunto le adesioni al sì al referendum sulla legge di Iervolino-Vassalli. Questo referendum si propone di non mandare più in galera i tossicodipendenti, perché ormai le galere sono già piene, e quindi ci proponiamo di dare al tossicodipendente una possibilità di curarsi tramite il suo medico personale. Perché proprio un comitato su questo referendum specifico? Ma questo referendum, non ci nascondiamo, è un referendum che possiamo perdere ma che possiamo vincere. Noi su questo referendum ci concentreremo e ci batteremo con la nostra solita determinazione. Devo dire a questo punto che il referendum potrà essere vinto se alcune forze che hanno aderito a livello nazionale, cioè Partito Democratico della Sinistra, Rifondazione e Verdi, si mobiliteranno. Io voglio fare un piccolo esempio. Noi su questo referendum abbiamo speso tutti i nostri soldi e abbiamo perso la sede. Adesso abbiamo il referendum. La stessa cosa devono fare il Partito Democratico della Sinistra, Rifondazione e Verdi. Devono spendere i loro soldi, il loro tempo per convincere i cittadini a cambiare politica sulla questione droga, perché ovviamente con questo tipo di legge si riempiranno le galere di tossicodipendenti, la magistratura sarà ingolfata da migliaia e migliaia di processi e non si potrà occupare del grande spaccio, degli spacciatori e quindi della repressione della criminalità. Dottor Dainotti, il motivo della sua adesione al comitato? È semplice, il motivo della mia adesione al comitato per il sì nel referendum sulla droga è che bisogna cominciare a eliminare le norme peggiori di questa legge sciagurata che 2 anni fa è stata approvata con un intento dichiarato, quello di cominciare a risolvere il problema della tossicodipendenza distinguendo fra consumatore e spacciatore. I risultati mi sembrano che siano evidenti, il problema della tossicodipendenza si è aggravato, non ha portato alcun contributo in questo senso, le carceri si sono riempite proprio di tossicodipendenti e quindi mi sembra che sia pure a breve distanza dall'approvazione noi possiamo già dire che questa legge ha fallito i suoi obiettivi.